proprio il professore tendeva sempre a fare queste battute appunto a scopo sessuale sulle ragazze, chiedeva foto in cambio della sufficienza, cercava di palpare comunque le parti intime delle ragazze. Allora, domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia, per cui mercoledì racconteremo poi come è andato questo interrogatorio. Avvocato, lei sta difendendo questo professore, noi sa che trattiamo molto di scuola e trattiamo anche di questi casi. Visto che lei difende questo professore, le chiedo come state portando avanti la vostra strategia difensiva, qual è l'accusa? Sarebbe pesantissima, perché si parla di molestie sessuali, di presunta violenza sessuale. Avvocato. Allora, io ho accettato e vi ringrazio dell'invito, l'ho accettato questo invito proprio perché ritengo assolutamente indispensabile portare serenità nel processo, ma anche per rispetto verso le persone offese che sono minorenni. Nel servizio di presentazione però ho purtroppo constatato la presenza di una intervista ad una ragazza di cui non abbiamo traccia nel processo penale. Ma non c'entra nulla con questa cosa, avvocato. È un racconto giornalistico di quello che succede, un vecchio caso, anzi vecchio, non molto vecchio, di un caso che è accaduto a Castrolibero. Questo non c'entra nulla lo dico per correttezza, avvocato, nulla c'entra con questo caso di presunte molestie che è totalmente nuovo e abbiamo letto sui giornali. Ecco, è importante sottolinearlo perché se no, e mi deve comprendere, dottoressa, sarei stato costretto a sospendere il collegamento. Le accuse, ci mancherebbe, lei è libero di fare ciò che vuole, però mi creda però non c'entra nulla e nessuno comprendere. L'ha messo in concomitanza quel fatto con quello di Teramo, anche perché è successo a Castrolibero, per cui sono due posti diversi. Va bene, comunque, avvocato, prego. La ringrazio. Le accuse sono state formulate, sì. È stata applicata la misura degli arresti domiciliari per presunte abusi sessuali, che tuttavia sarebbero avvenuti all'interno della classe durante le lezioni, presenti anche i docenti, gli insegnanti di sostegno che nulla hanno visto e peraltro sono stati sentiti dagli inquirenti e non hanno visto nulla. Io però non voglio entrare nel merito delle accuse. Per le quali il professore si difenderà domani e è stato presentato ricorso al riesame. Ma solo sottolineare come il sensazionalismo che si può creare, e non parlo della RAI, ma purtroppo su un quotidiano nazionale è stata pubblicata un'intervista, e questa sì, relativa a quello che avrebbe dichiarato una ragazza in nome immaginario, però. Vengono riportate le virgolette, e questo nuoce alla serenità del processo, alla serenità dell'ambiente scolastico ed anche e soprattutto alle presunte vittime del reato. Il processo si dovrà fare e al momento abbiamo soltanto una persona distrutta, il professore di scienze distrutto e annientato da un provvedimento cautelare che tutto sommato poteva essere anche risparmiato. L'altro aspetto della vicenda è di tipo processuale ed è l'uso, o se vogliamo l'eccesso, delle misure cautelari. Perché mai procedere in questo modo? Tanto più che si è provocata una condizione di sensazionalismo tale che può nuocere persino all'accertamento dei fatti e danneggiare persino il processo. E dico anche le presunte vittime degli abusi.
Allora, guardi, avvocato, adesso vedremo quello che succederà domani, per cui mercoledì ne riparleremo. Noi abbiamo trattato quel caso che probabilmente lei avrà seguito della preside del liceo Montale, il cui nome addirittura è uscito su tutti i giornali, per cui il nome suo, il nome del liceo. Sì. E di queste tematiche... Noi, come dire, abbiamo trattato molto, discusso a lungo proprio nel nostro studio, perché secondo noi quel nome non sarebbe dovuto uscire. I giornali scrivono, ora anche i giornalisti devono fare però il loro mestiere. L'importante, come dice lei, poi che non si vada a ledere, come dire, l'identità anche delle vittime, delle presunte vittime, e che la persona... accusata si possa difendere se certo. Pensa che non sia successo nulla e di non aver fatto niente. Però attendiamo, avvocato, va bene? Attendiamo quello che succede. Buon lavoro e buona Grazie a lei. Grazie e buon lavoro a lei.